momento di crisi economica e di valori, la Banca Popolare Sant'Angelo ha pensato bene di concentrarsi su quelli che sono i propri dipendenti e in questo caso i propri collaboratori per realizzare un progetto sul cambiamento, cioè il cambiamento non delle persone, perché cambiamento non significa cambiare le persone, ma un progetto che rivitalizzi quelli che sono gli aspetti fondamentali di una banca, ovvero sia i valori. E il presidente Curella, che ha curato l'idea che è partita proprio da lui, ha cercato attraverso una modalità diversa che noi della Focus Consulting abbiamo realizzato, ha cercato appunto di far scoprire e quindi di mettere su tutti i valori di questa banca con un progetto che ha visto protagonisti bottom up tutti i dipendenti, quindi dal neoassunto fino all'ultimo dirigente è stato coinvolto con una modalità direi creativa, esperienziale, ma formativa sicuramente, perché una parte è stata fatta in aula e l'ultima parte, quindi la rappresentazione dei valori, è stata fatta al Teatro Massimo di Palermo. Tutti i dipendenti, attraverso 14 performance, hanno rappresentato i valori con una modalità decisamente diversa. Abbiamo realizzato per la prima volta, forse in Italia, il primo bank show, quindi una modalità diversa di rappresentare una convention bancaria, quindi non più con delle relazioni, con dei grafici, con delle tabelle, ma invitando i dipendenti stessi a partecipare, a raccontare con una modalità diversa, creativa, quindi attraverso delle metafore, quelli che sono i valori di Banca Popolare Sant'Angelo. Quindi c'è stato un vero e proprio spettacolo con una regia teatrale dove appunto questi 14 gruppi si sono intervallati e quindi anche l'emozione si respirava in teatro fra i dipendenti nel raccontare la loro storia. Dall'altra parte c'è stata invece un'attenta, quindi un ascolto da parte di tutto il top management che per la prima volta ha ascoltato dai propri dipendenti i valori che appartengono alla banca. È un progetto che parte da lontano? Parte da lontano proprio perché il progetto è durato quasi 8 mesi, una prima parte appunto è stata dedicata all'attività di aula dove i 250 dipendenti sono stati divisi in 14 gruppi con una modalità eterogenea, quindi divisi per età, per genere, per ruolo, per provenienza, con l'unico obiettivo di favorire il confronto. Ogni gruppo ha dichiarato che cosa è importante affinché una banca come Banca Popolare Sant'Angelo possa essere differente rispetto alle altre.